Un dialogo aperto e schietto. Ancora una volta Papa Francesco ha lasciato il discorso preparato per dare spazio al confronto. L'occasione è stata l'udienza con i membri della Comunità di Vita Cristiana e della Lega Missionaria Studenti d'Italia in Aula Paolo VI. Rispondendo ad alcune domande, il Pontefice ha ricordato che siamo tutti peccatori, ma l'importante è riconoscere i propri errori e andare avanti, sostenuti dalla grazia del Signore. Ai giovani, in particolare, Papa Bergoglio ha chiesto di non abbattersi, di non perdere la speranza, anche in un mondo sfigurato dalla corruzione e dalla sete di denaro. A tutti ha chiesto di andare nelle periferie fisiche ed esistenziali e di portare la luce del Vangelo, la vera gioia del Signore. Di fronte alla cultura dell'illegalità e dello scontro, aggiunto, voi siete chiamati a dedicarvi al bene comune, anche mediante quel servizio alla gente che si identifica nella politica. La Chiesa è la comunità dei cristiani che adora il Padre, va sulla strada del Figlio e riceve il dono dello Spirito Santo. Non è un partito politico. No, non diciamo partito, ma un partito solo dei cattolici. Non serve. E non avrà capacità di convocatoria, perché farà quello per lo quale non è stato chiamato. Ma un cattolico può fare politica? Deve. Ma un cattolico può immischiarsi in politica? Deve.